Ancora in compagnia di Gianmarco Innocenti degli Speleo Mannari, è uno dei ragazzi dei 22 che hanno raggiunto insieme a Luca Pedrali. Pedrale il record italiano di profondità in grotta. È arrivato un altro messaggio nel frattempo, te lo leggo, è una nostra telespettatrice Maria che chiede: capitano mai gli attacchi di panico in grotta? Quindi probabilmente si ricollega al nostro discorso della claustrofobia, forse magari quando portate dei neofiti, gente che magari ci va per la prima volta con la voglia di Sì, andare e poi si rende però conto che... diciamo che anche durante i corsi i ragazzi che vengono e si trovano a entrare per la prima volta in grotta si affidano molto diciamo, a noi che oramai sono già più anni che facciamo speleologia e tendono a fidarsi perché l'ambiente probabilmente essendo così sconosciuto a loro si affidano al 100%, quindi Senti, ci vuole più forza fisica o forza di volontà? a mio parere più forza di volontà. Io ho sempre avuto più problemi di testa che fisici. Cioè, ma un bell'autoconvincimento quando la cosa non mi tornava o era troppo per le mie capacità fisiche, ho dovuto concentrarmi di più sulla testa che sul fisico. Capisco. Per il freddo, anche solo per adattarsi a dormire in grotta. Ci vuole di andarci, di essere abituati a stare dentro più giorni e all'inizio io non l'ho trovato per nulla semplice. Poi col tempo, dormendo prima un giorno, poi 2 giorni, così siamo arrivati a ora che siamo riusciti a dormire 4 giorni tranquillamente, tranquillamente, Tra tra virgolette. virgolette, in grotta, sì. Bene, ancora titoli, La Repubblica che apre sulle riforme, scontro nel PD e CGIL in piazza, il Premier Renzi frena Lupi, lo sciopero è un diritto, revocata la precettazione dei ferrovieri. D'Alema che dice a Renzi, basta minacce ai deputati. Sotto ancora l'inchiesta su Roma Capitale. Roma, un patto con l'Andrangheta, Pignatone, il commissario, scusate, il procuratore, dice che sono in arrivo nuovi arresti. Per quanto riguarda la politica internazionale, il mea culpa della CIA, la CIA dice sì, abbiamo torturato a Guantanamo, però senza tonture Bin Laden sarebbe vivo. Brennan, che è il capo dell'agenzia, sfida Obama ma ammette usati metodi ripugnanti. Brennan comunque uno che ha sempre parlato di condanna per la tortura. Una notizia piccola ma importante, credo, parla di economia. Benzina sotto quota 1,6 euro, non accadeva da 3 anni, ma il crollo del petrolio rallenta anche la ripresa economica. Quindi comunque diciamo così, un gatto che si morde la coda. Ecco, devo chiedere lumi alla regia. Ho fatto 3 pause pubblicitarie? Sì, mi dicono di sì perché poi mi dimentico anche. Ho ancora qualche minuto. Quindi ancora una domanda anche per Marco. Marco, l'età. Lì eravate in maniera molto eterogenea, dai 22 ai 50 anni. In grotta si va a tutte le età. Perché te mi parli di quei ragazzi che hanno esplorato l'abisso Rovezzi, vengono ancora quelli che erano ragazzi all'epoca? Quelli che erano ragazzi all'epoca alcuni fanno parte attivamente del soccorso speleologico Ah, toscano, quella è una parte sì. E importante, no? altri stanno facendo ancora tanta esplorazione e Non grandi cose c'è un'età interessanti. per cui No, è tutto rapportato a dove si può arrivare fisicamente, però se si sta sì. bene si può andare in E grotta. Quindi anche il livello di testa che si parlava prima influisce tanto. magari con l'età la testa migliora, addirittura che Si non spera. con la gioventù, speriamo, dice Gianmarco. Per quanto riguarda i siti, vi ho fatto vedere pochissimo, però ci tengo perché vi do una notizia in anteprima. Se andiamo su schermo.it, si parla di nuovi eventi per Lucca, grande attesa per il reading di Patti Smith in San Francesco. La cantante poeta americana dice sarà
a Lucca il 14 dicembre in San Francesco alle 18. È già Pattimania, scrive lo schermo.it. Domenica sarà la sacerdotessa del rock che ha scatenato l'entusiasmo di centinaia e centinaia di fans a Lucca e fuori. Bene, grazie alla collaborazione con il Comitato Nuovi Eventi e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, vi annuncio che Noi TV darà in diretta il reading di Patti Smith a partire dalle 18. Quindi su Noi TV a partire dalle 18 in esclusiva Patti Smith che parla con Dario Pappalardo, giornalista di Repubblica, e poi canta anche alcune delle sue canzoni più importanti, quindi davvero un appuntamento da non perdere, per il quale non si può che ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che così aprirà le porte del San Francesco attraverso le nostre telecamere veramente a tutti. San Francesco che naturalmente sarà tutto esaurito. Qualche notizia di sport, partiamo dalla Repubblica. Europa League, valanga italiana, 5 squadre ancora in corsa per il titolo. Poi c'è la foto di centropagina dedicata al gioiello della Juventus. Assalto a Pogba, in Inghilterra tutti pazzi per Pogba, offerti 50 milioni ai bianconeri. Se poi andiamo alla Gazzetta dello Sport. Juve-Samp, Genoa-Roma da scudetto, Genova per loro di fronte, le prime quattro della classifica, quasi un playoff per il titolo. A Torino la prima contro la quarta, a Marassi la seconda contro la terza. E poi c'è anche la notizia dell'ufficializzazione di Alonso in McLaren, arrivata ieri, se ne parlava ormai da mesi, adesso sono un'altra persona, ha detto Alonso. Siamo davvero in chiusura, non mi resta che ringraziare davvero tanto Gianmarco Innocenti per essere stato con noi, per Ringrazio averci te. raccontato di questo record, per averci fatto capire ancora una volta in più cosa vuol dire l'approccio alla grotta e cosa significa essere persone normali che comunque fanno anche di queste esperienze, perché uno si aspetta di trovare un alienato o qualcosa di strano, invece, anzi, diciamo che è un mondo che consiglio a tutti di conoscere e di esplorare, perché davvero porta, credo, grandi soddisfazioni a vedere dal Molto sorriso con affascinante, cui abbiamo diciamo. parlato stamani. Grazie a Gianmarco Innocenti, grazie alla regia molto paziente di Matteo Bedini. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, lunedì, con Buongiorno con noi, dopo la pausa del weekend, tra poco, dopo il meteo, c'è il TG Noi.